Il comune di Montaldo è citato per la prima volta in un diploma di Federico Barbarossa del 1159, dove la Curtem de Monte Alto veniva assegnata in feudo alla chiesa di Torino. Nel 1394 la soldataglia del mercenario Faccino Cane si impadronì del paese e vi eseguì saccheggi e distruzioni, a cui seguirono anni di lotte interne. Passato successivamente in feudo ai Balbo, nobili chieresi, divenne in seguito appannaggio dei Ferrero di Ormea e poi dei Cassoli di Carmagnola. Il paese è dominato dal castello di origini medievali, molto trasformato nel corso del tempo. La prima menzione del castello è del 1187, in una investitura del vescovo di Torino ad alcuni signori locali, a condizione che questi innalzassero mura per almeno la metà del castello stesso. Più in basso rispetto al castello sorge la parrocchia dei Santi Vittore e Corona, una costruzione risalente agli anni 1723-1724, che sostituiva la precedente, ancora esistente presso il cimitero.